Marina La Rosa ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo da Silvia Toffanin in cui ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello, la sua vita privata e ha dedicato un pensiero anche a Pietro Taricone. Marina La Rosa a Verissimo. Non sono solo quella del Grande Fratello. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Marina La Rosa, una dei concorrenti della primissima edizione del Grande Fratello, ha parlato a lungo della sua esperienza televisiva e della sua vita. L'attrice ha detto di non rinnegare assolutamente la sua esperienza nel reality, anche se è infastidita di essere identificata solo per quello. Sembra che io abbia fatto solo il Grande Fratello, e che poi mi sia fermata. Non è così. Ho fatto tante cose in questi anni, ho sempre lavorato. Marina oggi è felicemente sposata, e ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo da quando, durante uno spettacolo teatrale, ha scoperto di essere incinta. Ha voluto crescere i suoi due bambini dedicandosi completamente a loro. Tuttavia, da poco è tornata in TV con Mai Dire Talk. Marina La Rosa Verissimo. Pietro mi manca, era una persona meravigliosa. Non è mancato il tempo di ricordare gli ex protagonisti del reality. Marina ha confessato di avere ancora oggi un bel rapporto con molti di loro, come Sergio, Lorenzo, Rocco Casalini. Con quest'ultimo si scambia spesso opinioni e confronti sulla politica. Poi, inevitabilmente, Marina ha voluto ricordare Pietro Taricone. Lei era molto legata a lui perché le era stato molto vicino in un periodo difficile. Lui si metteva davanti a te, ed era veramente interessato a come stavi. Quando stavo male bastava una sua frase, e una sua battuta per farmi stare meglio. Era una persona meravigliosa. Marina La Rosa. Ho rifiutato il Grande Fratello VIP. L'ex Geffina ha anche raccontato un curioso aneddoto. Silvia Toffanin le ha chiesto se vorrebbe partecipare al Grande Fratello VIP. Marina ha confessato due punti. In realtà io sono stata contattata dalla produzione, ma ho fatto fatica di non capire e ho messo giù. Non lo rinnego, ma è impossibile da rifare per me. Invece mi piacerebbe l'Isola dei Famosi come esperienza di vita.